tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Sono sempre più frequenti i casi in cui, mancando il contributo delle istituzioni, i commercianti autofinanziano e organizzano iniziative con l'obiettivo di valorizzare il proprio lavoro. È quanto sta accadendo anche a Casteggio, dove i titolari di buona parte delle attività di Via Garibaldi hanno deciso di realizzare alcuni alberi di Natale tematici esposti accanto all'ingresso dei negozi. Ne parliamo con i titolari di un colorificio e di uno studio tecnico, due delle attività che hanno aderito all'iniziativa. L'idea è nata per fare qualcosa di diverso come illuminazioni di Natale, sfruttando il riciclo, quindi riciclando questi bancali e creando ognuno dei nostri negozi e allestendolo con quello che noi vendiamo o che facciamo come lavoro. Quanto tempo ha richiesto la realizzazione del progetto? Un bel 15 giorni, sì, perché poi ognuno si attaccava, me ne fai uno e siamo riusciti a fare tutti i negozi della via Garibaldi. È un atto di arrangiarsi e proprio del riciclo, perché questi bancali sono stati riciclati, tagliati, assemblati e allestiti con cose di riciclo proprio. Completamente mirati, come avrete avuto modo di vedere, sono completamente mirati ognuno per le rispettive attività, perché giustamente chi vende il caffè, ci sono piattini e tazzine, chi vende la pasta, ci sono i ravioli e le cose, chi vende i prodotti del colorificio, i pennelli, tutte le tinte eccetera, chi fa la lavanderia, cioè ci sono i piccoli vestitini e roba del genere. Noi abbiamo sempre sfruttato il periodo di Natale per fare anche delle altre attività e delle altre iniziative. Noi abbiamo sempre messo le luci, diciamo, per nostro conto finché è stato possibile, poi per tanti motivi non è più stato possibile, e quest'anno in più c'è anche il discorso di contenere certi costi. Siamo riusciti a far diventare bella la nostra via.